Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Ebbene sì, come avete letto dal titolo, vendo tutto. Non avrò più un parco bici. Ma adesso con calma vi spiego bene cosa sto dicendo. Questo video l'avrei già voluto fare all'incirca 1-2 settimane fa, quando mi era venuta quella strana idea di vendere la mia Rock Rider XC 900, e quindi l'avevo messo in vendita sia sulla parte di Decathlon Second Hand, che poi sono andato anche ad esporla in un negozio, che su subito.it. Poi con calma ho un attimo ragionato a mente un po' più lucida e ho detto dai, quasi quasi non la vendo, non la faccio neanche questo video. E come ho detto prima, l'avevo messo sulla parte di Decathlon Second Hand e la bici si è praticamente venduta da sola. E perché andare a vendere una bici che era praticamente nuova, per poter riportare nuovi contenuti, per poter farvi vedere le biciclette quelle più belle, perché fino ad ora le biciclette più belle che vi ho portato sono state quelle che sono andato ad acquistare, e non a caso proprio la Rock Rider XC 900 oppure la Van Ryser EDR. Fate fatica a trovare dei video su YouTube che ne parlano, che ne testano, perché si fanno fatica ad avere, e di conseguenza i giornalisti, content creator fanno fatica a testarle. E quindi erano comunque le biciclette che volevo andare ad acquistare, le ho comprate, e questa era una delle ragioni, e quindi per questo la mia esigenza di avere sempre una bicicletta nuova, quindi sia perché io la vado ad utilizzare, ma anche per andare a creare diversi contenuti assieme a questa bicicletta. Adesso è successo con l'XC 900 perché Decathlon ha fatto la nuova gamma Rock Rider Race, dove c'è la nuova Race 900, e vi lascio qui in alto a destra o a sinistra il video che ho fatto settimana scorsa, dove andavo a vedere dettagliatamente tutti i modelli, e tra l'incirca 1-2 mesi, speriamo presto, usciranno le nuove 900S, e la mia XC 900 sarà rimpiazzata con uno di questi due modelli. Non so ancora bene quale delle due, ci sono tanti pro e tanti contro sia su un modello che su un altro, e quindi sono molto molto indeciso su quale bicicletta andare a prendere, soprattutto perché nella Race 900 è ancora disponibile il modello in edizione limitata, che è stato montato veramente molto bene, e anche qua vi lascio la scheda del video dove ne andavo a parlare se volete andarla a rivedere meglio. È una bicicletta che comunque riuscirei ad ordinare subito, essendo in edizione limitata può essere che quando esce la 900S i pezzi siano già finiti, anzi molto probabilmente. E l'esigenza principale era quella di cambiare la bicicletta. Con la bicicletta da strada, se più avanti volete andare ad acquistare la mia bicicletta, che sarà ancora quasi nuova, e può essere che il prossimo anno, verso marzo, aprile, maggio, non so ancora quando, può essere che rimpiazzerò anche lei, ma ora non anticipo niente, tenetelo bene a mente se più avanti la volete andare ad acquistare. Ritornando al discorso di prima, che vi stavo raccontando che la mia XC 900 ormai aveva trovato un nuovo padrone e spero sia contento di quel mezzo, perché era praticamente nuova, sono molto deciso sulla mia futura bicicletta. Approfitto per chiedervi, secondo voi, quale è la bicicletta che potrebbe fare di più al mio caso. Ovviamente scrivetelo qui sotto nei commenti, che voglio vedere tutte le vostre idee. La mia indecisione è sul modello edizione limitata che vi ho appena accennato, e sulla Race 900S assemblata con ruote Reynolds in carbonio e gruppo SRAM GX AXS. Ovviamente se i fondi me lo permetteranno, ma questo potrebbe essere un altro problema. E per tutti e due questi modelli di bicicletta ho già in mente molti contenuti che potrebbero farvi molto piacere. E detto questo, non vi anticipo altro, spero che qui sotto nei commenti andate a scrivere quale secondo voi è la bicicletta più adatta a me. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e chissà, magari già breve tempo vedrete qual è la mia prossima bicicletta. E quindi non dimenticatevi di mettere un commento qui sotto, e visto che ci siete lasciate anche un bel like, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.